Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi finalmente video alzo. Che vi piacciono tantissimo questi video. Sono zoomata? No, ok, scusatemi. Io sono molto professional, nel senso che prima premo rec e poi controllo tutte le impostazioni della videocamera. Comunque, oggi, appunto, come vedete dal video, allora, questo è un video haul. Ho tantissimissime cosine da farvi vedere. Sapete che sono stata a Parigi e quando vado a Parigi, se mi conoscete, sapete che faccio sempre dei danni. Anche se io a malapena 24 ore riesco sempre a fare dei danni, quindi non invitatemi a Parigi, sto scherzando. E nel frattempo mi sono anche arrivate tantissime novità strafighe, quindi vi faccio subito vedere tutto. Oggi mega carrellata. Allora, prima cosa, come vicinanza proprio, sono qui, aiuto, faccio sempre cadere dei miei video, è un disastro totale. Queste sono le cosine Mesauda che mi sono arrivate, il pacchettino piccolino e ancora sigillato, non l'ho nemmeno aperto. Qui invece so che ci sono dei rossetti liquidi, apriamoli insieme. Allora, in questo pacco gigantesco, cioè gigantesco, in questa borsa bella grande, c'erano tutti, anzi no, non sono liquidi in realtà, sono rossetti semplici, normali. Lasciate stare che sto facendo un casino qua attorno, ma fa niente. E come al solito avete notato che c'è Gato Dever nel background. Gato Dever! A volte fa miau, ma apre solo la bocca, cioè non fa miau, fa... E basta. Questo mi deve bastare, mi deve bastare. E questi, allora ce ne sono tantissimi, allora 2, 4, 6, 8, credo siano 16... addirittura 18 rossetti, tutti, oh my god, sono tutti matte. Quelli di Mesauda devono aver capito che mi piacciono i prodotti per labbra matte, perché me ne hanno mandati tantissimi. Non amo particolarmente quelli fucsia, viola, non trovo che mi stiano troppo bene. Forse perché quando non sono abbronzata i rossetti fucsia e viola tendono a farmi sembrare ancora più cadaverica, cioè proprio avete presente, bianca con le labbra viola, non è un gran bell'aspetto sano. Però amo quelli nude e i rossi, e anche qui ce ne sono tantissimi anche di nude e di rossi. Molto interessante, forse le tonalità che magari non utilizzo tantissimo, appunto quelle rosate, fucsia, viola, potrei inserirle in un giveaway. Che cosa ne pensate? Io solitamente faccio sempre tantissimi giveaway su Instagram, ma non tendo a non lanciarli su YouTube, non so perché. Fatemi sapere nei commenti se questa cosa, cioè se magari potrebbero piacervi anche i giveaway su YouTube, non solo su Instagram. Li volete su YouTube, li volete su Instagram, li volete da entrambe le parti, fatemi sapere. E altro pacchettino, apriamo insieme, se riesco ad aprire un pacchetto senza rovinarmi tutte le unghie. Oh, ce l'ho fatta, è stato anche più semplice del previsto. Se mi vedete un po' arrossire è perché qua dentro fa veramente tanto caldo, nel senso che faceva freddissimo in questa stanza, quindi ho acceso la mia stufetta piccolina qua e adesso ci sono 60 gradi. Ah, ok, in questa busta c'è un solo prodotto ed è questo. Ed è questo, è per, probabilmente per segnalare, per sottolineare la sua importanza. Questo è il mascara ed è il Lash Artist mascara effetto panoramico. Bene, non l'ho mai provato, ma insomma, effetto panoramico promette sicuramente bene. Poi, allora, ok, poi ero troppo contenta perché mi è arrivata praticamente la mia crema occhi preferita di questo mondo, che è del brand La Mer. La Mer è un brand che io amo per la skincare, mi sono trovata bene con tutto quello che ho provato, prodotti per il viso, sia idratanti che sieri, crema mani, crema occhi, idratante labbra di La Mer è fenomenale. Questa volta però in questo pacchettino carinissimo mi è arrivata la loro crema occhi. E aiuto, per te una coccola tutta speciale, La Mer Italy, che carini, io adoro questo pacchetto. Allora, mi è arrivata anche la mascherina, quella in gel, che è una figata quando ho gli occhi stanchi, mi aiuta un sacco, la tengo in frigo oppure in freezer, devo dire che in freezer preferisco, anche se sarebbe consigliabile tenerla in frigo. E qui c'è, ovviamente, c'è lei, c'è la crema, questa si chiama Eye Concentrate e c'è anche il classico applicatore che io conservo, anche quando le finisco queste creme conservo gli applicatori perché sono fantastici, distendono molto bene la zona, tolgono l'effetto gonfio che io purtroppo spesso ho. L'unica crema che batte questa crema, sempre crema occhi, è sempre di La Mer ed è quella con il vasetto bianco, perché la trovo un pochino più densa. Preferisco invece di questa linea il siero per il viso, ma sono molto contenta di averla questa perché non avevo più creme occhi La Mer e io vorrei avere sempre la scorta di creme La Mer, diciamoci la verità. Poi ho due pacchi di Too Faced, che
adesso vi farò vedere. Allora, in realtà uno è un pacco, uno è questo, uno è questa busta che mi hanno regalato quando sono stata all'evento di Too Faced a Milano per la cena, lo sapete se mi seguite su stories. No, ho anche vloggato quel giorno in realtà, quindi sicuramente avete visto il vlog. E come avete potuto vedere, ad ogni posto c'era una bustina per noi. Vi faccio vedere subito il contenuto, anche se ve l'ho già spoilerato in quel videovlog in realtà. Ma se non l'avete visto, questo è il contenuto. Allora, erano tre prodotti della nuova collezione White Peach. Primo prodotto è questo, che è il Peach Perfect. I nomi sono troppo forti di Too Faced, cioè una fantasia assurda. E questo è una Comfort Matte Foundation, quindi un fondotinta fatto apposta per pelli miste, grasse, quindi ti opacizza la pelle. Io ne ho sempre bisogno, diciamoci la verità. Quando ero teenager mi dicevano: sì, vabbè, che poi ti passa l'età dello sviluppo, ti passa la pelle mista, grassa. Non è vero, è una balla, non ci credete, non è vero, la pelle mista o grassa resta vista e grassa, cioè provato, garantito, a meno che non sia l'unica sfigata al mondo, io spero di no. E questo appunto è il fondotinta ed è in colore porcelain, che è il mio colore anche per quanto riguarda l'altro fondotinta di Too Faced, Stillborn, di Sway. A volte uso anche la tonalità Snow, che è un pelino più chiara del porcelain. Spero che invece questo colore vada bene per me, perché è il più chiaro che fanno, quindi altri non ce n'è. Poi allora c'è la Just Peachy Mattes, e questa è una bellissima bellissima palette occhi, sia per quanto riguarda il packaging esterno, che è molto molto bello, e all'interno è magnetica, quindi un po' difficile. All'interno ci sono questi colori che devo dire sembrano fatti apposta per i miei occhi, per i miei gusti, perché sono tutti sui toni dell'arancio, sono tutti opachi. Una delle mie palette preferite, che mi porto sempre dietro quando viaggio, è la Natural Matte di Too Faced, che è tipo vecchissima, però sto già raggiungendo il fondo di ogni ombretto, quindi insomma mi piace davvero tanto, poi è molto pratica da portare in giro. E questa va a sostituirla praticamente, perché ha dei colori, a parte uno. No, in realtà sono tutti opachi, ma questo ha delle perlescenze, ma le colorazioni sono, io le amo, sono le mie preferite, sono le colorazioni che io, se potessi creare una palette, sceglierei, sono queste, sono tutte sul marroncino e sull'arancio. E poi c'è ancora un prodotto che mi hanno dato alla cena, e questo è il Peach My Cheeks, ed è un blush, ditemi se non vi ricordo i Polly Pocket, questi blush mi ricordano sempre 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 i Polly Pocket. E questo è in colore, si è un po' rovinato in realtà, ed è il Ginger Peach, che però trovo un attimino troppo scuro per me. Spero che mi arrivino anche i blush un pochino più chiari, perché questo, cioè guardatemi, sono ancora abbronzata e cioè sono comunque bianca, quindi lo vedo un pochino troppo scuro, ma appunto mi interessa alquanto la consistenza, specialmente fino a quando non fa caldo, perché questi blush in crema appunto io tendo ad usare più in inverno che in estate, sempre per il discorso pelle mista grassa. Ok, stavo filmando e non avevo premuto rec, andiamo benissimo. Poi nel pacco che vi ho fatto vedere poco fa c'è questa mega pesca gigantesca, e c'è scritto White Peach Shimmer Glitter Matte. Vediamo che cosa c'è all'interno. Non vi nascondo che ero talmente curiosa che quando mi è arrivato ho sbirciato, ma non ho toccato niente, però ho guardato. E questi sono, e questo è il contenuto, c'è la Anti-Crease Eyeshadow Primer, cioè il primer occhi. Poi c'è un'altra palette, so qual è questa perché all'evento c'era anche l'altra. E poi qui c'è il mitico Better Than Sex Mascara. In molti mi avete chiesto se consiglierei piuttosto il Better Than Sex oppure il Bad Girl Bang, che è appena uscito di Benefit. Vi devo dire che sono due mascara molto diversi. Secondo me in linea generale il Better Than Sex è più volumizzante, mentre il Bad Girl Bang di Benefit è più allungante. Quindi dipende da quello che cercate voi in un mascara. L'ideale sicuramente sarebbe applicare prima il Better Than Sex per rendere le ciglia belle 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 voluminose, tipo a ventaglio, e poi il Bad Girl Bang sopra per allungarle. Quindi teoricamente l'ideale sarebbe un mix. Non ho ancora provato questo mix, ma secondo me, vedendo il risultato dei due mascara individualmente, secondo me potreste provare una cosa simile se li avete entrambi. E questa è l'altra palette,
che ha colori invece un pochino più stravaganti. Alcuni sono appunto shimmer, altri sono un po' satinati, altri sono opachi, sono tutti molto belli, e anche questi la maggior parte è sui toni dell'arancio, quindi super per i miei occhi. E questo è quanto per quanto riguarda Too Faced. Poi sono stata a Parigi all'evento Givenchy, come ben sapete, ed è stata data a tutte questa busta del brand. Se mi seguite, anzi se avete visto il vlog, avete visto di che cosa si tratta. È un pacco di marshmallow che sono super buoni, sì, ebbene sì, ne ho già provato uno. E poi c'è lui che è il Live Irresistible Blossom Crush, il profumo appena uscito, lo trovate in esclusiva da Sephora per adesso in Italia, ed era appunto l'evento, era organizzato proprio per il lancio di questo nuovo profumo. E poi però oggi mi è arrivato un altro pacco Givenchy, e poi ho altre cosine di Givenchy da farvi vedere, e mi è arrivato questo pacco che, se possibile, è ancora più figo rispetto alla borsetta che abbiamo ricevuto, perché a parte che la ragazza, cioè Silvia, ormai la conoscete perché abbiamo filmato il vlog assieme, lei è fantastica, è super carinissima, mi scrive sempre questi messaggi super coccoli, super carini, e questo è il contenuto del pacchetto. Allora vediamo subito. Il primo è un lecca lecca che mi auguro che sia commestibile, credo che sia proprio un lecca lecca vero, perché a volte non si sa, ti mandano queste cosine super carine e poi non sono commestibili, mannaggia! Ed è anche un pacchetto profuma. Poi c'è questo, che è una specie di tester, però tipo in ceramica, una specie di tester del profumo, quindi profuma come il profumo. E poi c'è all'interno, allora figata, c'era questo pacchettino, se mi seguite su Stories l'avete visto questo pacchetto, ve l'ho fatto vedere oggi su Stories per voi domani perché siete nel futuro, no, cioè ieri, per voi questa cosa su Stories l'avete vista ieri, ok. Poi c'è questo pacchettino, è carinissimo perché ci sono tre cioccolatini con le mie iniziali, NHC, e poi questo cioccolatino con il cuoricino. Vi dico che ho fatto fatica a non mangiarlo subito e per farvelo vedere in questo video, ok? Non vi metto, non vi nascondo che probabilmente, finito di filmare, questi cioccolatini scompaiono. Poi all'interno c'è questo che è un nuovo prodotto labbra, un nuovo rossetto. Amo il packaging perché è rosa. E si chiama Le Rouge Perfecto, il colore 01 Perfect Pink, e il colore effettivamente è di questo rosato, però vedete che se lo provo è praticamente traslucido, ma è più un gloss secondo me che un rossetto, ecco. Anche questo è un buon profumo, devo dire, i prodotti di Givenchy hanno sempre un buon profumo. E poi all'interno naturalmente c'era un altro flacone del Live Irresistible Blossom Crush. Visto che ne ho due, potrei metterne uno in palio in un giveaway. Che cosa ne dite? Potrebbe essere un'idea carina. E poi all'interno ci sono anche, oddio che carini, ci sono questi adesivi con lo zucchero filato e il profumo, che carini, e la ruota di Parigi. E poi quando sono stata a Parigi sono entrata nella stanza d'hotel, quando sono stata appunto con Givenchy, ho trovato nella stanza alcuni regalini del marchio, ero super contenta. Ah no, in realtà prima vi devo raccontare, perché se avete visto il vlog dell'evento c'era questa macchinetta praticamente che è come quelle dei Luna Park. Scusate se parlo un po' sano, che mi sono appena mangiata il cioccolatino di prima. E c'erano queste macchinette come Luna Park e andavi a pescare praticamente questi premi. Ovviamente non si vinceva sempre, come proprio con i premi a Luna Park. E invece Silvia, la ragazza che era con me, è riuscita a pescare due prodotti e li ha dati a me. È stata carinissima. Il primo è il Kabuki, che è di ottima qualità, è super soffice, e poi c'è uno smalto che è riuscita a pescare, tra l'altro è un colore che io non avevo ed è la tonalità 03 Rose Taffeta, non lo so, comunque è un bellissimo rosato, molto primaverile. Questi invece erano i prodotti che ho trovato nella stanza. Allora, primo è il Prisme Libre, non lo so, e aiutatemi con il francese, lezioni di francese per Nicole, prima lezione, Prisme Libre, e questa è una polvere per il viso, è in realtà una cipria composta da 4 colori diversi, è correttiva praticamente perché
alcuni sono un pochino più gialli, alcuni un pochino più rosati, aranciati, eccetera, e poi ce n'è uno un pochino più color carne. È molto molto buona questa cipria, già ce l'avevo ma l'ho finita, adesso un pacchetto nuovo. E poi, allora c'è il Noir Couture, il mascara, credo che questo sia il mio preferito del brand, però anche il Phenomen Eyes, se non sbaglio, Phenomen Eyes, non so se lo fanno più, anche quello era pazzesco. Ed eccolo qua, è il Noir Couture, quello classico a tre palline, mentre appunto il Phenomen Eyes ne avevo soltanto una, ma fantastico, anche quel mascara riusciva ad andare ovunque, davvero nelle zone più recondite, tra le ciglia più impensabili che non sapevi neanche di avere. E poi questo invece è il Rouge Interdit Vinyl, e cioè è un Color Enhancing Lipstick, cioè è un rossetto che va a mettere in risalto il colore naturale delle tue labbra, è fatto di questo, cioè di questo colore nero che può spaventare, ma in realtà, come potete vedere, non è propriamente nero, anzi va ad adattarsi ad ogni pelle, ad ogni labbro, e cambia colore a seconda. Rivoli.ch, e questo è un brand, all'interno c'è un'altra scatola, e questo, devo dirvi, è un brand che non conosco. Andiamo a vedere assieme che cosa mi hanno spedito. Scatola molto carina, questo colore di Tiffany. C'è tipo un beauty case con 4 prodotti del marchio. Eccolo qua, questo è il beauty case, andiamo a vedere che cos'è. È sempre molto interessante quando mi mandano prodotti in questi beauty case, significa che sono ottimi per viaggiare e io ho davvero bisogno di prodotti per i viaggi, che non siano enormi. Allora, questo è un eye serum, ok, quindi un siero occhi. Interessante la grandezza appunto per i viaggi. Oh, ok, una crema occhi, fantastico. E poi c'è due prodotti, un Hydro Protective Anti-Aging Mist, quindi uno spray anti-age, uno spray anti-invecchiamento. Dovrei forse offendermi perché mi mandano questi... no, sto scherzando. E poi c'è il Revitalizing Mist, anche questo è uno spray però rivitalizzante per il viso. E poi mi sono arrivate altre cosine da NYX Professional Makeup. Mi rendo conto che fino adesso ci sono solo cosine che mi hanno spedito, avete ragione, ma sto lasciando alla fine tutti i regali che io mi sono fatta nei miei vari danni, cioè nel mio shopping pazzo. Quindi, allora, primo, NYX è questo pacco con un sacco di prodotti, andiamo a vederli assieme. Ok, questi, oh, che carino, che cos'è? Stop faking it, sei disposto a smettere di fingere, dai volume a quello che sei, raccontaci taggando NYX Cosmetics. Ok, allora, qui dovrebbe esserci un mascara, che però evidentemente... ah, ok, mi sono resa conto, evidentemente doveva esserci il mascara ma è sfuggito nella confezione. Ok, doveva essere così. E questo è il nuovo mascara, Worth the Hype. Ok, ce la posso fare. Il nuovo mascara è... sembra pazzesco da come ne parlano, ho sentito parlare un sacco. Poi all'interno ci sono due palette di illuminanti Love You So Mocky. Una è, sì, entrambe sono palette di illuminanti. È bello che io vado a leggere, anche se si vede chilometri, a distanza di chilometri, che sono illuminanti, io vado comunque a cercare la scritta perché se no non sono sicura. Molto interessanti le colorazioni, non così scontate come colorazioni di illuminanti. E poi ci sono non due, non quattro, non sei, ma 8 prodotti Powder Puff Lippy, Powder Lip Cream. Oh mio Dio, cioè sono dei rossetti in polvere che però diventano crema? Che interessante questa cosa, non l'avevo mai sentita. E ci sono anche diverse colorazioni, wow! Cioè sembrano rossetti liquidi nelle foto e invece sono in polvere. Ok, e poi ci sono... c'è ancora qualcosina, ci sono due palette. Oh wow, ok, ammiriamo le colorazioni di queste palette, specialmente queste, non sono bellissime? Secondo me sono perfette. Oh, ho appena realizzato che sta per arrivare, cioè sta per arrivare, non è che stia proprio per arrivare, però ho appena realizzato che
presto sarà primavera, presto sarà estate, per questo mi stanno arrivando tutte queste colorazioni vivaci, così fresche, così colorate, che bello, non vedo l'ora che arrivi di nuovo la primavera e che inizia a fare un pochino più caldo. E queste sono due palette di ombretti, anche queste si chiamano Love You So Mochi. Io non so chi sia Mochi, io non conosco, aiutatemi, però siccome vedo questa parola Mochi ovunque in questo pacco, credo che sia qualcuno ispirato dal nostro dolcetto giapponese preferito. Ah sì, li conosco i Mochi. In realtà sono stata in Giappone, sono stata a Tokyo e li ho anche assaggiati, ma mi sono completamente dimenticata. E non, diciamo che preferisco i macaron, però non sono male. E poi in realtà, sempre della NYX, mi è arrivato ancora un altro pacchetto che conteneva questo bellissimo beauty case, tutto fucsia, tutto glitterato. C'è scritto I'm Worth the Hype. Ah, quindi lo stesso nome del mascara. Vediamo un po'. Questa non è un mascara, questa è una palette, highlighting palette. Anche qui vado a leggere, nonostante si veda che sono illuminanti, e devo dire che gli illuminanti di NYX sono tutti ottimi, non ce n'è stato uno, e ne fanno molti, non ce n'è stato mai uno che non mi fosse piaciuto tantissimo, sono super validi. Poi mi è arrivato un pacchetto anche da Dior, voi lo sapete quanto io adoro quando mi arrivano i pacchetti Dior, sono sempre super emozionata, super contenta, e quindi è stato anche difficile lasciare questo pacchetto lì, perché lo sapete, quando filmo i video haul voglio sempre spacchettare, voglio sempre scartare quello che ricevo davanti alla videocamera, però per me a volte, quando ci sono brand che amo profondamente, è davvero difficile lasciare lì questi prodotti e non andare ad aprire tutto quanto, ma voglio sempre aspettare, quindi sono stata brava. E qui ci sono, ok, non vedevo l'ora che mi arrivasse, e questo è il Poison Girl Unexpected. Vi ho sorpreso, con la mia pronuncia francese, modestamente. Spero che si pronunci così. Ovviamente se mi direte no Nicola, hai sbagliato. Comunque sono Poison Girl Unexpected entrambi. Ok, questo è un... no, questo deve essere un profumo roll. Sì, è un profumo di quelli con il roll, con il... tipo penna roll, fantastico, perché posso portarmelo in giro quando viaggio. Una delle cose più difficili da portare con me quando viaggio sono proprio i profumi, e adoro questi mini size, queste cose portatili, mentre questo deve essere proprio il full size. Voglio aprirlo con voi e andare a vedere la confezione, perché so che è bellissima, e quindi in realtà sto ricevendo un sacco di profumi ultimamente, eh? Mio Dio, no, vabbè, cioè, è troppo bella la confezione, è troppo bella, cioè, non so come descrivervelo, è proprio strano, particolare, quasi magnetico, quasi, no, è troppo buono, è un profumo super speciale questo, non ho mai sentito niente di simile, e credo che il nome sia molto azzeccato, perché è proprio unexpected. È particolare, non so descriverlo, provatelo, se lo trovate dategli un'annusata, dateci una spruzzatina, perché merita, sono troppo contenta di avere il roll da portare come quando viaggio, ok, la smetto. Poi arriviamo allora al mega shopping che io ho fatto a Parigi, arriviamo, direi di sì, finalmente arriviamo. Allora, sono stata sia nella boutique Dior di Avenue Montaigne, ed ho preso diverse cosine. Allora, ok, vediamo subito che cosa c'è all'interno. Mettono sempre questa carta protettiva sopra alle cosine, e ci sono due pacchetti da notare, ragazzi, apprezzate, perché io non ho aperto nulla, e specialmente adesso non so quali dei due siano. Era una cosa che io cercavo da tantissimo e in Italia non si trova, vediamo che cosa è capitato. Allora no, questi in realtà sono... non poteva mancare la mia musichetta, che è sempre la stessa, ed è... sono questi orecchini. Allora, io non ho orecchini a cerchio, li ho avuti tipo... cioè, li avevo oltre 10 anni fa, poi uno l'ho perso e non li ho mai più indossati, quindi Silvia
che mi consigliava negli acquisti, mi ha detto: ma perché non li prendi? Ti stanno molto bene. E poi ho pensato: non ne ho nemmeno uno così a cerchio, e adesso stanno tornando di moda. Quindi alla fine c'è Gatto Denver che vuole uscire, adesso dovrò aprirgli la porta. Ho preso questi che sono appunto a cerchio. Su uno c'è scritto Jadiog e c'è la stellina con il trifoglio, dall'altra parte invece c'è soltanto la stellina, e sono di questo colore dorato che io adoro. Sono comunque molto sottili, sono molto sobri comunque, però finalmente ho un paio di orecchini a cerchio. Quando mi vedrete indossarli, fatemi sapere se secondo voi mi stanno bene oppure no, perché credo che non mi abbiate mai visto con degli orecchini a cerchio, strano ma vero, e non ne ho proprio, cioè non è che non li metto, proprio non ne avevo neanche un paio. Arriviamo a questo, allora sono troppo contenta di averli trovati, perché vi devo dire la verità, in Italia sono sold out ovunque, e sono finalmente firmo il video, posso indossarli. Sono loro, sono i bracciali Christian Dior, sono quelli in tessuto, sono molto estivi in realtà, e non vedevo l'ora di averli tra le mie mani. Sono troppo contenta. Vengono venduti a paia, quindi soltanto due a due. C'erano due opzioni di colorazione, ma io volevo assolutamente l'accoppiata rosa e bianco. Sono sold out ovunque, sul sito non si trova, che sapete che adesso Christian Dior ha un sito online, si può ordinare online. Sono sold out, quindi ho contattato la mia la ragazza Anna di Venezia, che è la ragazza che contatto sempre se ho bisogno di qualcosa, ed è comunque la mia boutique di riferimento, è quella di Venezia, e lei li stava cercando. Loro in negozio non li hanno più a Venezia. Io li avevo visti quando sono stata per Natale, sotto Natale, e mi stavo prendendo qualcosina per Natale, Tomas mi ha fatto il regalo di Natale, io li ho visti e non li ho presi, poi me ne sono pentita tantissimo, e adesso non c'erano più. Ovviamente succede sempre così, poi te ne penti, torni e non esistono più. E poi lei li stava cercando anche in altre boutique in giro per l'Italia, non si trovano. Sono entrata a Parigi nel primo negozio lì di Avenue Montaigne e li ho trovati miei, cioè li ho presi subito, avevano di tutto. Se non trovate qualcosa a Parigi, c'è tutto matematico, ma io trovo sempre tutto a Parigi. E un'altra cosa che io ho trovato a Parigi, rullo di tamburi, è questo. Questa è la busta, ve la faccio vedere sempre dalla parte dove è piegata, non so perché. Questa è la busta, ebbene sì, sono stata anche da Louis Vuitton, sempre nel negozio di Avenue Montaigne, che non sapevo nemmeno esistesse. Stavo per andare alle Champs-Élysées in quello enorme e ho trovato invece Louis Vuitton davanti a me. Ok, ho già aperto questo pacchetto, ma soltanto per filmarvi l'unboxing che voglio caricare su Instagram. Quindi facciamolo in diretta. Ok, questa è la dust bag. Come al solito non volevate mica che saltassi subito all'acquisto, non volevo farvi venire un infarto. Adesso andremo avanti a dust bag, però no, sto scherzando, tipo una matriosca una dentro l'altra. Allora, facciamo una piccola premessa, scusate, non odiatemi. Io questa, allora, l'ho vista, non so dove, sì, è femminile, starete già capendo. Non so dove l'ho vista e avevo una mezza idea di prenderla perché mi piaceva, però mi sono detta, boh, ci penso ancora un attimino, insomma, non avevo fretta. E dopodiché, quando sono stata invece a Parigi, tipo mesi dopo, ho deciso di prenderla, quindi sono entrata tranquilla da Louis Vuitton, ho fatto vedere al commesso quello che cercavo, e non sto scherzando, vi giuro, il commesso mi fa: non la troverai mai, così, cioè, mi ha riso in faccia e ci sono rimasta malissimo. Non la troverai mai, ma come puoi pensare di trovarla, voglio dire, faccio, ma io l'ho vista veramente in un altro negozio, ma dove, faccio, ma non mi ricordo dov'ero, credo a Venezia, forse ad Amsterdam, faccio, non lo so, ma mi ricordo l'ho vista ma non l'ho presa. E mi fa: ma dovevi prendere, avete presente quello dell'accento francese, parlavamo in inglese ovviamente, ma dovevi prenderla, ma quando l'hai vista, ma la dovevi prendere, ma adesso qui è impossibile, non la troverai mai. E io tipo super demoralizzata, e faccio, ma almeno può controllare se in qualche altro, perché a Parigi erano tipo
lo so, 10 di Louis, non 10 ma quasi, hanno un sacco di store Louis Vuitton. Faccio, ma può controllare almeno il computer, magari telefonare, chiedere se qualcun altro ce l'ha, non lo so. E mi fa sì, io adesso guardo, ma continuava a ridersi da questo, io lo so. E tipo io e Silvia ci guardavamo tipo boh. E va al computer, sì, c'è, io sì, e c'è in questo centro commerciale, c'è, vai subito. E io ok, ok, sono andata ed effettivamente c'era. E questa è la borsa che io stavo cercando. Allora, l'avete sempre vista probabilmente, se l'avete già vista in giro, con la sua tracolla. Allora, io ho il bauletto, sì. Amo questa borsa. Purtroppo non so dirvi il modello, io sono pessima con i nomi dei modelli delle borse. Di tutte le borse che ho conoscerò tipo due nomi, tutto il resto le prendo perché mi piacciono, ma non mi informo sul nome o su quanto siano famose, non lo so. Se mi piace la prendo, altrimenti no. Ci sono molte borse che in realtà si vedono ovunque e non mi piacciono per niente. E questa invece la adoro, non vedevo l'ora di aprire, di filmare questo video, di aprire questo pacco e finalmente di poterla usare, perché io ho la borsa con questo di questi colori monogram, ho la Speedy, so un modello, la Speedy, sopra il bauletto, la Speedy che è il 35, che è veramente molto molto grande, e quella la uso più per viaggiare che per altro, ma non ho una borsa con questa fantasia monogram di questo colore da poter utilizzare, la uso appunto solo quando viaggio, quindi una così la volevo tanto tanto tanto. Questa è super super comoda appunto perché ha la tracolla, non devo preoccuparmi di portarla a braccio. Devo dire che la Speedy è un pochino scomoda perché specialmente se hai la 35, che è davvero tanto tanto grande, cioè ne prendi una grande perché vuoi poi riempirla con un sacco di roba, e una volta che la riempi con un sacco di roba è molto difficile da portare a braccio così, e quindi tendo sempre a portarla normalmente a mano, però è un peccato. E questa invece è tutta la tracolla, andiamo ad aprirla insieme. Ha due scomparti interni, no, tre scomparti interni, uno è un pochino più piccolo e poi due scomparti un pochino più grandi, e si chiude con questa specie di bottoncino che si apre premendo i due, premendo appunto la chiusura ai lati. Ok, sono troppo felice di aver preso questa borsa, non mi sembra vero, ma quanto è chiara la pelle Louis Vuitton appena la compri, è super 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 chiara, a me piace molto, devo dire, così chiara, anche se non mi dispiace poi quando si invecchia un po' e comincia a prendere un po' di colore, perché ovviamente è il colore della pelle, è normale che diventi un pochino più scuro con il tempo, però mi piace molto così quando è nuova. Sono troppo contenta di questo acquisto, sono troppo contenta per l'acquisto Dior, vi dico solo che metterò su subito questi bracciali. E quindi questo è tutto quello che dovevo farvi vedere, non so quanto durerà questo video, cercherò di tagliarlo più possibile, perdonatemi che io faccio sempre video così lunghi, ma mi piace talmente tanto mettervi qua a parlare con voi, e cioè è bellissimo, quindi fatemi sapere se vi piacciono i video lunghi oppure no, vi giuro che cerco di tagliarli, perché molte di voi mi dicono invece che vi piacciono i video così lunghi, quindi perché vi tengo compagnia, quindi fatemi sapere se vi danno fastidio video un pochino più lunghi, cercherò davvero di tagliuzzarli più che posso, magari di lasciare fuori pezzi in cui chiacchiero troppo, non lo so, scrivetemi perché voglio sapere le vostre opinioni, io da sola non so, devo chiedere a voi. Quindi spero vi sia piaciuto il video, mia family, io vi voglio tanto 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 bene, vi mando un abbraccio fortissimo e vi mando tanti bacioni, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!